la prima volta che andai a Capo Kennedy, nel 67, mi informai per vedere chi c'era, quali persone interessanti si potevano intervistare. E nell'elenco dei dirigenti della NASA a Capo Kennedy vidi un nome italiano, Rocco Petrone. Vedo che lo conoscete. Allora, questo qui è dei nostri. E allora ho preso appuntamento, andai a vedere questo uomo tipicamente mediterraneo, un bell'uomo, alto, grande. E gli chiesi testuale: ma lei è di origine italiana? Mi rispose: sogno di paese de Sasso de Castalda, provincia di Potenza. Poi siamo andati a vedere questo paesino dove c'erano ancora i parenti, e lì adesso è diventato naturalmente un grande personaggio. Lui era il direttore del Lancio, cioè quella grande sala piena di computer che si vede sempre in queste cose. Era lui il capo di tutto questo, non solo, ma divenne il capo di tutto il progetto Apollo. Lui era al vertice. Quindi, dalla provincia di Sasso di Castalda alle stelle. E questa storia mi ha fatto anche molto riflettere. E poi mi informai sulla sua vicenda. Lui era nato già negli Stati Uniti, ma la famiglia era lì da solo qualche anno, arrivata proprio con le valigie, con le corde. Quindi poverissimi, tanto lavoro, tanti sacrifici, questo ragazzo in gamba che riuscì ad avere anche delle borse di studio, riuscì a entrare all'Accademia di West Point, l'Accademia Militare, e di lì poi andare a prendersi una laurea in ingegneria all'MIT, cioè Massachusetts Institute of Technology, che è il tempio in America della tecnologia, dove è difficilissimo entrare se non per grandi meriti. E lavorò sui primi missili, quelli militari, che erano Atlas, erano quelli che hanno portato i primi astronauti del progetto Mercury e Gemini. E poi, bene, visto che era molto bravo, questo mi ha fatto riflettere su una cosa che in un paese dove c'è molta competizione, ma dove il merito viene premiato, uno può partire da zero ma arrivare così in alto. Questa è una grande lezione. E mi chiedo se fosse rimasto a Sasso di Castalda, sarebbe stato un bravissimo contadino, magari un piccolo imprenditore, perché intelligente, iniziativa, ma non certo sarebbe diventato.